come ci narra San Paolo nella seconda lettura. Anche lui era un peccatore, anche lui ha vissuto una conversione in forza della misericordia sperimentata. Certo, perché quando poi ti lasci liberare dal peccato, quando torni a volare, e allora la tua vita cambia davvero, perché ti riscopri amato gratuitamente da Dio, che ti cerca come un padre. E allora non vedi l'ora di fare del bene e di amare con quello stesso amore, amore gratuito. Sapete, questa pagina di San Paolo che abbiamo ascoltato nella seconda lettura è la stessa pagina che Padre Pio usa nel suo epistolario per spiegare la sua stessa vicenda. Dio mi ha posto a esempio, e forse sapeva che la Chiesa lo avrebbe in qualche modo valorizzato nella sua straordinaria testimonianza, perché tutti quelli che mi vedono possano dire: beh, se ha usato misericordia con lui, può usarla anche con me. Noi sappiamo che Padre Pio è stato un uomo fedele, eroicamente, direi sempre, all'amore di Dio. Ma questo è il messaggio del Vangelo, è la buona novella, la buona notizia che ci raggiunge tutti, oggi e sempre, che ci dice: torna da tuo Padre, torna alla sua festa. Sia lodato Gesù Cristo.